vero e proprio paradiso. E da questa location molto molto particolare, il commento alle letture del 1° gennaio 2023. Partiamo proprio dal libro dei numeri, il libro del grande censimento, libro però che ci parla di Aronne. Aronne sarebbe colui che parla al posto di Mosè. Mosè, diciamolo chiaramente, non era proprio un grande oratore, anzi aveva questo problema di balbettare, ma Aronne era la sua voce, era la sua azione, un po' come il suo braccio destro vero e proprio. Per cui proprio da Aronne c'è questa benedizione agli israeliti, a coloro che si avvicinano a Dio, a coloro che crederanno a Dio, riceveranno la benedizione di essere veri figli. La grazia si estenderà su di loro. Per non parlare poi della lettera ai Galati, San Paolo ritorna sempre con il discorso del Dio nato nel tempo, nato come essere fatto di carne, sotto la legge, per indicare proprio la sua sottomissione al regno degli uomini. E da questo viene tutto il grande amore del Dio misericordioso che manda l'unigenito figlio per la nostra salvezza, per essere proprio accanto a noi, per essere il nostro compagno, per comprenderci, per guarire, per insegnare e per salvare. Il Vangelo di Luca ritorna ancora con la questione dei pastori meravigliosi, perché sono il segno di una semplicità e di uno stupore. Non ha chiamato i grandi, non ha chiamato i re, i potenti, ha chiamato gli ultimi, ha chiamato coloro che pascolavano il gregge di notte, facevano veglia su questo gregge, per stupirsi del grande Dio con noi nella mangiatoia, osservando proprio Maria e Giuseppe che con un grande amore sono lì a proteggere il figlio che purtroppo per necessità non hanno trovato una locanda, ma hanno trovato un luogo d'emergenza dove mangiano gli animali. Ecco, questo è il segno di uno stupore, di un'umiltà che è per tutti e soprattutto per gli ultimi, per coloro che non si aspettano neppure una speranza. Luogo di meraviglia e luogo di grande umanità è proprio questo Natale che si estende a questa festa che è madre di Dio per tutto il genere umano. Facendomi accompagnare dalle dolci acque di questo posto che si trova nel profondo Salento, vi auguro di vivere la bellezza di questa festa sempre nel ricordo di un Natale che protegge, che custodisce, che benedice, per ottenere la serenità e la salvezza eterna. A tutti voi buon inizio anno e buona festa.